Ok, noi ci proviamo, non è una vera e propria recensione, è un primissimissimissimo contatto di questo piccolo Mavic Pro. Benvenuti a Gap, siamo a Rally di Monte Carlo, abbiamo avuto la fortuna di essere stati chiamati da DJI per dare una mano all'interno del loro stand e abbiamo in mano il piccolissimo Mavic Pro. Come primo contatto ho intenzione di darci un'occhiata da vicino. Vediamo innanzitutto che le eliche sono fissate e pieghevoli ai motori, quindi ogni volta che andremo a mettere via il drone non sarà indispensabile andare a smontare le eliche, ma basterà semplicemente andare a richiuderle comodamente per poi andare a piegare il Mavic stesso. Allora, curiosità, andiamo a guardare la telecamera sotto. La telecamera è su un gimbal stabilizzato su tre assi e non so se si riesce a vedere, abbiamo anche l'ammortizzazione della telecamera su una piastra con dei gommini fissati con dei piccolissimi elastici. Si fa un po' fatica a vedere, vediamo se riesco a mettervelo a fuoco e a farvi vedere. Eccoli là, i piccoli elastici. La telecamera vibra di per sé stessa, ma ha una stabilizzazione ulteriore oltre che quella sui tre assi che permette al Mavic Pro di non avere quell'effetto gel o di non avere comunque delle vibrazioni fastidiose. Questo piccolo Mavic ha una batteria asportabile lipo da 3830 mAh e i suoi 20-25 minuti li fa tranquillamente. Vi mostro come si ripiega questo gioiellino. Hop e poi così. Queste sono le dimensioni ridicole di questo piccolissimo mezzo. Vorrei anche mostrarvi il radiocomando. Arrivo. Eccolo qua, il radiocomando è, anche questo è fantastico perché è richiudibile e ripiegabile pure questo, con addirittura la possibilità di fissarlo così. Arrivo, eccolo qua. E ci si collega a iPhone o dispositivo Android senza nessun tipo di problema. All'inizio il mio dubbio era: questo radiocomando sarà comodo da utilizzare con la presa in questa maniera qua? La risposta è sì, è comodissimo, perché effettivamente la morbidezza degli stick ci permette di utilizzarlo con le mani piene, sia pollici e indici, sia solo con i pollici. Quindi de gustibus, ovviamente a seconda di come preferite utilizzare questo mezzo, non avrete nessun problema per andare a pilotarlo. Facciamo una piccolissima prova di volo. Accendiamo immediatamente il mezzo. Il mezzo si accende come tutti i mezzi DJI con un doppio click, quindi primo click e secondo click prolungato, di modo che la telecamera venga attivata, il drone venga attivato. Aspettiamo che il radiocomando si colleghi con il drone stesso. Stiamo utilizzando un iPhone in questo caso, su un beginner mode perché siamo all'interno di una rete veramente piccola, quindi preferisco avere la tranquillità di non schiantare il mezzo, anche perché non è mio. E partiamo con, diamo un'apertura alle eliche, anche se in realtà le eliche potrebbero rimanere chiuse senza nessun problema, perché con il movimento dei motori le eliche si andrebbero ad aprire. Andiamo ad armare i motori come al solito con il nostro CNC e ricordiamo. Il telecomando lo teniamo qua, è incredibile questo mezzo, io adesso sto fermo, è incredibile quanto sia inchiodato e quanto ritorni nel posto un po' più giù. Ok, e quanto ritorni nel posto ogni volta che lo andiamo a tirare. È incredibile, ovviamente sto lavorando con il GPS in questo momento, non è possibile disabilitare il GPS. Guardate, teniamo fermo la telecamera e vi faccio vedere solo con lo spostamento dello yaw quanto sta inchiodato questo mezzo.
siamo in modalità beginner, vi dicevo, quindi neanche in modalità tripod mode. La funzione è affidabile ovviamente sempre da radiocomando, quindi nessunissimo problema. Il filtro della telecamera tramite la solita rotellina è attivabile e possiamo decidere di andare fino a 90 gradi giù, fino non solo a 0 gradi, ma possiamo aumentare ancora di più la inclinazione verso l'asse della telecamera, ovviamente a discapito del fatto che andremo a vedere le eliche durante la ripresa degli spostamenti. Che altro vi posso dire? Come primo contatto, così velocissimo, non mi viene in mente veramente null'altro. Se avete delle domande, dei dubbi, delle perplessità, qualche informazione, non esitate a scrivermi nell'info box sotto al video. E se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale e non ho nulla da dire. Un saluto da Gap in Francia, da tomatocodolo.com. Ciao!